Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione veramente molto importante, veramente molto... Anzi, veramente, 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 anzi, vi dico la verità, vi dico veramente la verità. Veramente strano, ok? Allora, si parla ovviamente della FIGC e si parla ovviamente della federazione in questione. Ora, voi sapete bene che l'anno scorso a stagione la Juventus è stata accusata per quanto riguarda il lato ovviamente relativo ai processi. La Juventus è stata presa, diciamo, schiacciata letteralmente e ovviamente è stata, diciamo, accartocciata, se mi prestate il termine, per quanto riguarda la situazione ovviamente relativa al sistema di trasferimenti. Quindi a un certo punto sono arrivate delle persone a dire ma vedete che voi fate dei trasferimenti e fate delle operazioni di mercato che sono illegali. Quindi poi c'è stata una serie di conseguenze che avete visto tutti. Ora, ovviamente il processo è stato spostato da Torino a Roma e ci sono delle novità ovviamente molto importanti che vanno assolutamente commentate insieme perché se no ovviamente ne parliamo, quindi ne parliamo tutti insieme, ne discutiamo in maniera molto molto semplice, molto molto chiara, molto anche... Insomma, così, e nella vita, insomma, di questo processo bisogna parlarne. Cosa dovete fare però? Prima di tutto, ragazzi, tre cose. Iscrizione, solito like, solita campanellina per notifiche, per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Vi ricordo che se voi non attivate la campanellina delle notifiche non ricevete i video, quindi mi raccomando, questa è una cosa veramente importantissima che voi potete fare e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei vari social. Quindi mi raccomando a questa cosa. Sono sincero con voi, ogni volta che leggo gli articoli sul tema e continuo a leggere l'argomento e continuo a prendere idee, mi rendo conto di quanto effettivamente questa situazione sia sbagliata. La Procura di Roma sta lavorando, meglio, Roma sta lavorando nella vita di tutti, insomma, nella vita del caso, in maniera molto, molto, molto strana a questo caso, perché voi sapete bene che vi ho detto tante volte, bisogna lavorare su quello che c'è, ovviamente, non bisogna andare a fare cose chissà che cosa di difficile, bisogna lavorare su quello che c'è. Però lavorare su quello che c'è riguarda anche l'essere protagonisti all'interno di un caso diverso. Perché se Roma apre i documenti e all'interno dei documenti trova delle operazioni di mercato che sono state contestate, che però poi vengono giudicate regolari, Roma deve chiudere i documenti. Il problema è un altro. Perché la Procura di Torino? Perché a Torino ci sono state delle persone che, nonostante non ci fossero prove evidenti all'interno del caso della Juventus, hanno continuato effettivamente a indagare su questo caso senza che ci fosse una ragione. Cioè, tu non puoi prendere dei documenti, scrivere dei documenti, dire che quei documenti contengono, andare a dire delle cose in quei documenti, dici guarda, queste sono operazioni, sono, ti ripeto e ti ribadisco. Sono delle operazioni di mercato che per noi sono illegali, però mentre lo dici, perché mentre dici quelle cose, tu devi cominciare a lavorare su quelle operazioni, cioè devi andare a vedere se quelle operazioni effettivamente sono state illegali oppure no. Non è che puoi dire, ah, quelle operazioni sono illegali, però noi non sappiamo il motivo. Non lo puoi dire. Quindi di conseguenza è normale da questo punto di vista che la situazione sia particolare. Perché la Procura di Roma dice, guarda, abbiamo visto le operazioni, abbiamo analizzato le varie operazioni che la Procura, ovviamente che quindi Roma ha analizzato le operazioni che sono state scritte da Torino, e Roma continua a dire che c'è qualcosa che non va. Perché? Innanzitutto cosa c'è che non va? Innanzitutto si parla di operazioni di mercato che sono state, diciamo, che sono state sono delle operazioni, diciamo, non semplici da analizzare. Perché Torino cosa dice? Torino dice: voi avete fatto questa operazione di mercato solo ed esclusivamente per una questione economica. Non avete, diciamo, dato una visione, diciamo, non avete dato una ragione, una spiegazione in relazione a tutto questo. Voi avete scritto: queste sono operazioni sbagliate. Avete fatto una lista delle varie operazioni, io vado a vedere l'operazione, vedo uno, due, vado a vedere, analizzo piano piano tutte le cose, vedo che però quelle operazioni non hanno una prova vicino. Cioè, se tu dici l'operazione di mercato in questione fatta dalla Juve è un'operazione di mercato sbagliata,
perché c'è un problema all'interno di quell'operazione. Tu devi dire, devi andare a chiarire, devi cercare di spiegare all'interno dei documenti perché quell'operazione di mercato è sbagliata. Perché se tu non la spieghi, è normale che chi legge dice ok, è sbagliata, però poi mi devi dire anche il perché. E non c'è scritto niente. E io ve l'avevo già detta questa cosa molto tempo, quindi ve l'avevo già anticipato questa situazione. Ora che Roma sta leggendo i documenti, la prima cosa che fa Roma, giustamente, dire aspetta, ma tu mi stai a dire a me che queste sono operazioni di mercato sbagliate. Ma la capacità di dire, cioè, dove sta il collega, dove sta la cosa sbagliata, che cosa c'è di sbagliato, la cifra, e come fai tu a dire che la cifra di un, cioè, tu non puoi parlare di denaro. Quando tu contesti un'operazione di mercato, questa è una cosa che non vi ho mai detto, ma quando tu contesti un'operazione, tu non puoi parlare di soldi. Tu devi parlare di operazione. Cosa vuol dire? Devi vedere se all'interno di quell'operazione c'è qualcosa che non va. Dice, aspetta, questa cosa non funziona, perché l'hai fatto? Vediamo cosa c'è. Quello vuol dire non avere l'operazione a posto. Ma Torino non ha detto niente. E allora ti ripeto un'altra volta. Se Torino compila e dice la serie delle operazioni e dice che le operazioni non vanno bene, tu dovrai pur capire per quale motivo quelle operazioni non vanno bene. Cioè ci deve essere un motivo per cui quelle operazioni sono state giudicate e le altre no. Cioè perché le hai messe lì nei documenti e hai detto che tramite quelle operazioni tu portavi un... Per quale motivo? C'è un motivo? Perché se c'è, va detto. Se non c'è, lasciamo perdere. Cioè, non bisogna ogni volta, sapete, a me dà fastidio questa cosa. Io personalmente sono uno di quelli che ragiona in maniera molto, molto, molto ampia. Cioè, io non faccio ragionamenti... È un modo mio di ragionare. Io non faccio ragionamenti su una cosa sola. Io cerco di fare i collegamenti, no? Ok. Se io ti dico, c'è un'operazione X all'interno della quale abbiamo lavorato mesi, anni vicino, ci siamo messi a lavorare per una moltitudine di tempo, abbiamo trovato un'operazione che ci soddisfa, abbiamo preso questo tizio, abbiamo ridato, abbiamo fatto, abbiamo mosso, a meno che tu non guardi nell'operazione, non vedi un qualcosa che va a cambiare, quindi va a pregiudicare, tu non mi puoi attaccare. Siamo sempre là. Allora, se io sono a Roma e trovo l'operazione di mercato errata, io lo dico, dice guarda, io ho visto l'operazione, Torino ha scritto che questa operazione era sbagliata, ho letto l'operazione, ho visto che effettivamente non si può andare da questo punto di vista a modificare questa cosa, dobbiamo rifare, dobbiamo andare a rivedere. Roma non ha detto niente. E se Roma non ha detto niente e continua a non dire niente, per quale motivo, te lo ripeto un'altra volta, tu hai scritto quelle cose? Tu ora devi spiegare in maniera logica per quale motivo tu hai detto che quelle operazioni fossero illegali senza motivo. Tu devi essere sincero nell'esecuzione delle cose. Le operazioni di mercato che sono state contestate sono delle operazioni di mercato che non hanno qualcosa di nuovo. Ah no, perché loro facevano queste operazioni semplicemente perché cercavano di avere un vantaggio cioè non capisco il senso. Non capisco il senso. A me dispiace tanto che la gente queste cose qua certe volte non le senta, non le fa. Però voi dovete capire, io ve lo dico sinceramente, che loro non sono assolutamente nella posizione di fare critiche. Roma sta leggendo dei fascicoli, dei documenti. C'è niente. Documenti inutili, lasciati lì, consegnati solo perché leggo e non c'è niente. Si può mai fare una cosa del genere? Si può mai dire una cosa del genere?
Io sono stanco di vedere gente così che non ha nessun tipo di idea attaccare, cioè senza motivo, senza niente, senza un conto, senza una ragione, senza una motiva così, perché ci stai su così. Allora, Roma ora cosa deve fare? Ora Roma deve cercare di capire, no? Perché se a Roma tu parli e dici, ma l'operazione di Roma, ma l'operazione non è stata regata. Poi però se vi inventate un'altra cosa è un altro discorso. Non mi cominciate a inventare cose. Cioè, non le potete cominciare a inventare le cose. No. Non è normale. Non è normale. Non è una cosa normale. Io mi devo prendere delle calunnie per fare che cosa? Io mi devo prendere delle calunnie per fare che cosa? Per aver gestito un mercato, per aver fatto cosa? Esattamente, qual è il caso principale di tutto questo? Per aver fatto il mercato? Lasciamo perdere, ragazzi, perché secondo me siamo entrati in un contesto in cui non c'è logica. Siamo entrati veramente in un contesto in cui continuiamo a non avere logica. Ma tanto a loro non interessa sta cosa. A loro non interessa niente. Capite? Quindi fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate, perché voglio conoscere la vostra opinione.